Grazie a te Filippa, e adesso è il momento di salutare, abbiamo questo onore quest'anno di avere con noi, come dico sempre, due fuori classe. Sono con noi Tullio Solenghi e Massimo Lopez. Buonasera. Buonasera. Buonasera, grazie come sempre. Questa sera noi vorremmo sfatare un abusato luogo comune secondo il quale chi pratica la comicità è una persona leggera, vanesia, senza radici culturali, no? È vero, è vero. Spesso addirittura il termine, la parola comico viene... Sì. Usato proprio per definire qualcosa di leggero, di negativo. Di negativo. Va bene, questa sera noi vogliamo dire basta. Questa sera, scusate, ma vorremmo parlare prevalentemente di cultura. Esattamente, anche perché anche un comico è in grado assolutamente di dire il fatto suo per quanto riguarda l'arte, la filosofia, la letteratura, la storia della letteratura e quant'altro. Ecco. E siccome siamo nel paese più bello del mondo, con, questo ce lo riconoscono tutti, l'80% del patrimonio artistico mondiale, noi questa sera ci dedicheremo proprio alla storia dell'arte, approfittando anche finalmente del fatto che possiamo ritornare nei musei perché sono stati riaperti. No? Certo, e sarebbe bellissimo se noi fossimo davvero i primi a tornare a godere dell'opera d'arte. L'opera d'arte è associata spesso a qualcosa di inarrivabile, associata a qualcosa, qualcosa di difficile comprensione. Invece no, l'opera d'arte è per tutti, basta, sì. basta lasciarsi andare, basta lasciarsi coinvolgere dall'empatia che l'opera d'arte trasmette direttamente. Bene, cominciamo, no? E comincerei questa sera con questa tela. Comincerei con questa tela del XVI secolo, che è il 1500, e non come molti di voi pensano che sia il 1600, perché sappiamo tutti che cos'è, perché li insegnano a scuola. Ma voi della scuola non mi interessa niente, perché siete tutti delle capre. Siete capre, siete capre, siete capre, capre, sì. Siete capre. Professore, torniamo alla tela, ecco. Degno autore di questo secolo. E dovete ascoltare, perché è fondamentale, perché la storia dell'arte è fondamentale. Degno autore di questo secolo che sicuramente non conoscete è Paolo Cagliari, detto il Veronese, con un'opera dal titolo Mi tocca un po' in punta, proverei il mocassino. Finalmente avete capito che questo è il vero senso dell'opera d'arte, che deve parlare al cuore di tutti, al cuore di tutti, tutti, di capre, tutti. Capre che non siete altri, sì, capre, siete capre, inutile che cerchi di bloccarmi, perché lo siete, basta. Ecco, sì. Parla al cuore di tutti, come in questo, sì, in questo altro splendido dipinto del Rinascimento, dal titolo Ma di secondo vegano cosa avete? L'interrogativo. Sì. L'interrogativo cosa avete diventa lamento in questo straziante soggetto del Mantegna, grandioso autore, soggetto dal titolo E basta con questa agopuntura. Basta è il lamento, è il grido che si fa forma. Osservate adesso questo ritratto del ghirlandaio, sì, che non è uno che prende le ghirlande, no, non prende le ghirlande, il ghirlandaio, non è un fioraio, il ghirlandaio, ma è un pittore. Sì, si calmi, professore. E lo dica che è un pittore. Sì, è un pittore, l'ho detto anch'io. Sì. Stronzo. Ma fa culo, no, voglio dire, calmo, professore. Dove? Torniamo al ghirlandaio. Al ghirlandaio. La cultura e l'opera d'arte, per favore. Esattamente così. La cultura. Se lo vuole spiegare lei, lo faccia lei. No, per carità. Torniamo al ghirlandaio. Lo dirò io. Ecco. Ma bisogna fare le cose con calma. Con calma, sì. Dove un tenero bimbo, guardatelo, si rivolge al proprio avo con tutta l'apprensione del caso, domandando... Nonno, ma la stai mettendo la cremina al naso? Un vero capolavoro. Sì. La realtà
con i suoi difetti che esplode in questo caravaggesco, e se dico caravaggesco dico, non dico il pittore, ma dico l'aggettivo. L'aggettivo. Perché Caravaggio è il pittore, Caravaggesco è l'aggettivo che riguarda il pittore. Certo, certo. Che non è Caravaggesco il pittore, è Caravaggio. Caravaggio, se l'hanno capito, non è andato avanti. Lei non l'ha capito? No, l'ho capito. Perché lei non l'ha capito? Ho capito, Caravaggesco e Caravaggio, vado avanti. Stronzo. Ah. Osserviamo attentamente l'espressione, un'espressione soave, importantissima, quella del figlio di Dio che in questa tela dice: credo che sia una XL. Bravo, 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 bravo. La prossima tela, sì, che vi presentiamo è, come vedete, un prorompente Botero. Botero, Botero l'abbiamo riconosciuto subito. Meno male. E che cazzo, anch'io ogni tanto riconosco le cose. No, professore, scusi. Mi scusi. Perché fa così? No, per carità. È influenza. Bisogna spiegare le cose con molta calma. Dicevo di Botero. Con molta calma, Botero. Egli ci propone questo gruppo, lo vedete, questo gruppo musicale, con orgoglio, mostra con orgoglio le proprie forme. Un'unione di musici noti all'epoca, con il nome... I Cugini di Lasagna. Ancora più orgoglio troviamo in questo pregevole dipinto del bronzino dal titolo: questo è il mio lato migliore. Il corpo. Il corpo che diventa protagonista in questa tela di Dosso Dossi, dove San Sebastiano si mortifica nella sofferenza, in una sublime religiosità del martirio, dove la carne si fa dolore ed esplode in un'espressione che cela il titolo di questa opera meravigliosa. La più pazza sono sempre io. La più pazza sono io! Sì. Sono io! La più pazza sono io! Io sono la più pazza! È pazza, pazzissimo! Pazzo, idiota! Pazzo, idiota! Imbecille! Ignorante! Studia! L'estasi, che non è una droga, l'estasi si fa estetica, domestica, come riecheggia in questa tela fiamminga. Fiamminga, che non è uno che con lanciafiamme! Fiamminga è una tela... Scusi, però mi sono lasciato prendere. Cosa sta? Non è il lanciafiamme! Io... Tela fiamminga... atteggiamenti non li comprendo. Non comprendo certa gente così che diventa improvvisamente furiosa. Sì. Notate la grazia. L'ha detto. Notate la grazia di questa donna che si rivolge in maniera soave alla donzella che ha di fronte, chiedendole: ma hai mangiato di nuovo fagioli? Scoreggiona! Ma scoreggiona coraggiosa! Perché non teme di smascherare il peto prorompente della sua compagna. Certo. E adesso voltiamo pagina con questa scultura. Con questa scultura che qui diventa angoscia esistenziale in questo soggetto dal titolo... Sta cazzo di gastroscopia! Ma che cazzo di opere mi fai presentare? Non sono opere giuste da presentare! Macchiaioli, scoreggioni, frabasta! Questa sarebbe l'esaltazione della cultura! Questo è un troiaio! Vergogna! Ho un'ultima tela del 1600. E la dica! Per cortesia. E la dica, se la deve dire, se abbiamo già concluso. Eccolo. Allora la dica, la deve dire però. Non possiamo perdere tempo, la dica. Il titolo, dico. Dica il titolo. Sì. Professor Burioni, ma davvero il vaccino non dà effetti collaterali? Vaffanculo, basta! Aspetti un attimo, professore! Uglie Soleghi, Massimo Lopez! A dopo, A dopo! Grazie mille!